fiera che quest'anno compie la 45ª edizione. Sì, siamo molto felici, dal 7 di maggio fino al 15 Art City torna, oltre 200 eventi, tanti ospiti internazionali, una settimana dell'arte che avrà molti appuntamenti nella città metropolitana di Bologna, questa è una novità molto importante. L'arte è il nuovo paesaggio metropolitano bolognese, vogliamo davvero che ci si abitui a conoscere il territorio attraverso l'arte e la cultura, e quale migliore occasione di Art City, che quest'anno promuoviamo, come sapete, anche se non siamo in contemporanea con la fiera, per noi è molto importante organizzare questo appuntamento in maggio, perché pensiamo sia uno dei momenti migliori proprio per godere la città, quindi siamo convinti che da questo progetto possa sbocciare una nuova primavera anche per Arte Fiera, e questo è uno stimolo anche al tavolo di lavoro che con Bologna Fiera abbiamo costituito proprio per la prossima edizione. Edizione del bilancio della città, l'apertura dell'estate, di una Bologna estate. Edizione 2022 di Art City, la decima edizione di questo festival di arte contemporanea che accende la città con iniziative che costellano un po' tutto il territorio cittadino. Un'edizione di nuovo collocata in primavera, come l'esperimento che abbiamo portato avanti l'anno scorso, quando invece la Arte Fiera non c'era. Quest'anno ritorna la contemporaneità tra Art City ed Arte Fiera, e quindi anche la commissione tra pubblici, pubblici dell'arte, pubblici dei detti lavori, ma anche di turisti e di chiunque passerà per Bologna in quei giorni. Gli eventi segnano un grande ritorno della presenza senza limitazioni, senza barriere, senza distanziamenti sociali, e sicuramente gli artisti hanno proposto un programma che proprio indaga su queste nuove relazioni che potremo vivere nello spazio pubblico. Quest'anno abbiamo usato come immagine di comunicazione una galassia. Se l'anno scorso eravamo guidati da un Peter Pan attraverso una costellazione di stelle che puntellavano il territorio bolognese di eventi e iniziative di arte contemporanea, quest'anno invece la galassia si estende. La mappa di Art City ha oltre 200 eventi in presenza, che mettono insieme esperienze di realtà diverse, realtà istituzionali, musei, fondazioni private, gallerie, spazi indipendenti, studi d'artisti. Questa chiamata alle arti, che grazie ad Art City ogni anno si verifica in veramente una galassia di eventi, e questo spinge l'asticella ancora oltre, perché da quest'anno c'è un grande coinvolgimento anche della città metropolitana di Bologna. Molti sono gli eventi contraddistinti in mappa che coinvolgono anche i comuni fuori le mura, e ci stanno spingendo sempre di più a pensare a un allargamento oltre i confini di questa iniziativa. Il programma, e quindi sarete... Grande novità del progetto speciale di Art City è l'uso per la prima volta per un grande evento di Piazza Maggiore. Piazza Maggiore sarà il teatro venerdì, sabato e domenica 13, 14 e 15 di un'azione di un importantissimo artista internazionale, uno dei più noti e celebri, che per la prima volta lavorerà a Bologna grazie all'invito di Art City, cioè Tino Segal. Tino Segal è noto per queste grandi azioni nello spazio pubblico, in cui chiunque passa rimarrà coinvolto in un'azione in cui l'artista è chiamato a partecipare oltre 45 performer. Non posso dire di più, e sarà bello vivere una piazza di relazioni in un modo completamente nuovo grazie a questa azione di questo importante artista.